Ciao a tutti e benvenuti nella Google Junior Training Series. Io sono Niccolò di Jack Italia e oggi vi mostrerò cosa bisognerebbe fare e cosa non bisognerebbe fare su Google Meet. Il primo step che andremo a vedere in questo video dimostrativo è appunto quello di mutare, ricordarsi di mutare il microfono ogni volta che si è a lezione, oppure quando si entra appunto in una conferenza. Quando entrate ad esempio nella vostra aula virtuale con il professore e i vostri compagni, è bene mutare il microfono in modo tale appunto che non entrino dentro il vostro microfono del computer dei suoni esterni. Quindi è meglio, come si vede adesso dal video, andare a scrivere le proprie domande piuttosto che smutarsi sul nostro PC, nella chat di gruppo. Scrivendo qua dei nostri pareri, delle nostre considerazioni, delle nostre domande, questa chat ci mette in relazione appunto con tutta la nostra classe e di conseguenza anche con il professore, che a sua volta potrà rispondere a voce alle vostre domande. Il terzo passaggio, dopo che abbiamo visto i primi due, è sicuramente quello di essere in un luogo silenzioso, e quindi cercare di non essere in presenza di altre persone, ed evitare appunto rumori di sottofondo quando si parla o magari durante un'interrogazione o una presentazione di un progetto. L'ultimo accorgimento, lo step numero 4, appunto, è quello di mettere qualcosa sotto il nostro PC in modo tale che il professore e i nostri compagni riescano a vederci bene in volto. Guardate altri video della Google Junior Training Series e grazie per l'attenzione.